Ehi, yuhu, salve. Eh? Sì? Che c'è? Come va? Giornata calma, eccetto per le strane radiochiamate da un certo Cletus. Non ho lavorato in tutta la mattinata. Cletus? Era una chiamata per me, devo parlargli subito. Impossibile, bello. La stazione radio è riservata al personale della posta. Non dovresti nemmeno essere quassù. Devo fare una chiamata urgente. E a me cosa importa? Beh, sei tu ad avere la radio. Giù le mani! Questa è riservata al personale della posta. Puoi trasmettere quanto ti pare e piace, ma non usando questa radio, capito? Dove posso fare una radiochiamata? Locale? No, interplanetaria. In bocca al lupo! Oltre a questo, c'è solo il terminale di riserva nella camera blindata dell'ufficio postale. Ok, allora userò quello di riserva. Vuoi forzare la camera blindata? Inizio a credere a quel che dicono sul tuo conto. Soffri di megalomania. In che senso soffri? Chi soffre? Ok, tutti gli altri soffrono per la tua megalomania. Così va meglio. Ma non ti stanchi mai? Mi prendi in giro, vero? Siamo a Kuvak! Sono rilassatissimo. Cosa dovrebbe mai stancarmi? Quell'aria stupida, magari? Almeno puoi prestarmi le cuffie. Ma sei fuori! Mi servono per lavorare! Bei piccioni! I nostri piccioni viaggiatori? Sono creature magnifiche, non trovi? Se ami le malattie contagiose. Sapevi che si orientano grazie al campo magnetico del pianeta? Davvero? Come fai a saperlo? Un giorno gli ho messo dei magneti attorno al collo e sono subito volati nella direzione sbagliata. Non mi dire. Sì, dritti laggiù, nella pila di ferro arrugginito. Non hai molto da fare quassù, vero? Credo che andrò. Va bene, non dovresti nemmeno essere qui. Per una volta siamo d'accordo. C'è un messaggio dal sindaco di Busa Westvok. FYI610ASD. Eh? Oh, un gatto ha fatto due salti sulla tastiera o l'operatore si è sicuramente sbagliato. Scommetto che i loro messaggi hanno più senso di qualsiasi cosa abbia mai scritto Lodek. Il centralinista mi ringrazierà. All'ispettore Gizmo, volete segnalare un'emergenza? Rufus ha rubato le viti dalla giostra dei bambini. Rufus, avrei dovuto pensarci. Dove ti trovi? Sei in ostaggio? Rufus ha causato una fusione nucleare. Rufus ha rubato l'antenna del trattore della signora Inkle. Piano, non ti seguo. Puoi ripetere? Non so se sia stata una buona idea. Vabbè, andrà tutto bene. Almeno la linea è occupata. Sarà felice il centralinista. Dove ti trovi? Sei in ostaggio? Rufus è un buono a nulla. Dove ti trovi? Sei in ostaggio? Rufus ha versato olio di fegato di merluzzo nella riserva d'acqua. Prossimo, prego! Prossimo, prego! Prossimo, prego!
Rufus ha rubato l'antenna del trattore della signora Ingo. Prego! Rufus alleva cavallette nel silo del grano. Prossimo, prego! Mancano solo le cuffie. Tutto pronto. Pronto? C'è nessuno? Pronto? Cletus? Pericolo di slavina, rifiuti nel quadrante nord, provocata da un gregge di... Cletus? Dai! Nel blu, dipinto di blu... Cerco la mia fidanzata. A tutti gli abitanti di Deponia. Ehi, un attimo. Chiamo Cletus. Cerco la mia fidanzata. Forse... Cletus, Cletus, sei tu? Qui è Rufus, mi senti? Pronto? Rufus, sei su Deponia? Ho trovato la tua fidanzata. Ne sei certo? Certo che sì. Alta, capelli lunghi? Innesto cerebrale, caduta da un incrociatore organon. Chiede di te, credimi, è la tua fidanzata. Quanto vuoi? Prima voglio delle risposte. Risposte? Dipende da cosa vuoi sapere. Sei davvero di Elysium? Certo che sì, ma non capisco perché ti interessi. Perché la tua fidanzata era su un incrociatore organo? Non sono affari tuoi. Ma non è strano che una donna di Elysium sia... Non preoccuparti di cose che non capisci. Veniamo al sodo. Gli organon stanno tramando qualcosa. Perché vuoi saperlo? Non immischiarti mai con le altre sfere. Non capiresti mai quello che fanno. Figuriamoci poi riuscire a cambiarlo. Non tentare nemmeno. La tua fidanzata è sempre stata strana. Cosa? Ma di che parli? Niente, come non detto. Ok, immaginiamo un attimo che la tua fidanzata abbia subito un trauma. Un trauma? Una pura ipotesi. Allora non perdere tempo e riportala da me. Se le hai fatto qualcosa, te ne pentirai amaramente. Il suo cervello deve essere pienamente funzionante. L'ami molto, vero? Siete davvero fidanzati? Perché me lo chiedi? Niente, come non detto. Giusto per fare due chiacchiere. Nessun'altra domanda. Molto bene. Forse possiamo tornare alla faccenda in corso? Certo, dove eravamo rimasti? Volevi presentare delle richieste. Cosa vuoi in cambio della mia fidanzata? Voglio che mi porti con te a Elysium. Impossibile! È il mio prezzo. O vengo a Elysium, oppure... Non posso portarti a Elysium. Chiedimi qualcos'altro. No, voglio un passaggio per Elysium, o nulla. Beh, allora non avrai nulla. Bene, procedi pure e annulla il matrimonio. Un attimo. Forse un modo c'è. Lo sapevo. Portami Gal. Vediamoci domani sera all'ascensore inferiore sulla riva del mare di Ruggine. Aspetterò in cima alla piattaforma. Pensi di poterci essere? Domani sera? Non lo so. Pensavo che volessi andare a Elysium. O in realtà non hai Gal? No, 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 ce l'ho. Allora, affare fatto. Ci vediamo dopo il tramonto. Cletus, passo e chiudo. Un attimo, io... Cletus. Ok, ascensore superiore. Giù. E poi... Su, ascensore inferiore, in cima alla piattaforma. Fin troppo facile per me. Elysium, arrivo!